cretesi. La civiltà minoica si sviluppò nell'isola di Creta a partire dal 2300 avanti Cristo e prese il nome dal re Minosse, protagonista del mito del Minotauro. La scoperta della civiltà minoica e gli studi su questa che è stata la prima civiltà marittima occidentale li dobbiamo a Sir Arthur Evans, storico e archeologo inglese che a fine 800 si recò a Creta, dove acquistò un terreno nei pressi dell'antica Cnosso, e nel 1900, nel corso degli scavi, cominciò a trovare i resti del monumentale palazzo. Egli chiamò questa nuova civiltà minoica dal nome del re leggendario di Creta, Minos. Creta, che è la più grande isola del Mar Egeo, e oggi fa parte della Grecia. Come potete vedere dalla cartina, si trova nel Mediterraneo orientale, in una posizione strategica per i collegamenti con la Grecia, l'Asia Minore o penisola anatolica, corrispondente all'attuale Turchia, ma anche per i collegamenti con l'area siro-palestinese e addirittura più a sud l'Egitto. Questo spiega il suo sviluppo economico di tipo commerciale, che in verità però, non dimenticate, fu dovuto anche alla necessità dei cretesi di procurarsi rame e stagno per produrre il bronzo e quindi dominare la tecnologia da cui dipendeva poi il loro progresso. I greci hanno chiamato il periodo di massimo splendore di questa civiltà, ossia il periodo corrispondente al Minoico Medio, compreso tra il 2000 e il 1570 avanti Cristo, con il termine di talassocrazia. Il termine talassocrazia è un termine infatti che deriva dal greco, dalla parola thalassa, che significa mare, e kratos, che significa potere. Talassocrazia infatti significa letteralmente dominio sul mare. È quindi un termine con il quale i greci volevano sottolineare il monopolio dei commerci marittimi che i cretesi avevano in questo secondo millennio avanti Cristo nell'area del Mediterraneo. Anche se non va dimenticato che si trattò di una civiltà comunque pacifica, che non si impose con la forza della violenza e quindi con la guerra sui popoli vicini. Quando parliamo di talassocrazia intendiamo quindi che Creta aveva a disposizione una grande quantità di navi, quindi flotte, si era organizzata con molti punti d'approdo lungo le coste, anche dei territori coi quali commerciava, che disponeva insomma di grandi ricchezze, ma anche di un'ottima organizzazione commerciale. Come era organizzata politicamente la civiltà minoica? Creta fu sede di una civiltà urbana definita palaziale. Perché? Perché il grande palazzo, come per esempio quello di Cnosso o quello di Festo, in cui viveva il re sacerdote con i suoi funzionari, era proprio il centro del potere politico, economico ed anche religioso. Non vi erano infatti grandi templi, come vedremo, ma edifici dedicati al culto adiacenti al palazzo stesso, ma soprattutto, come possiamo notare in questa immagine, non vi erano mura difensive. Questa conferma del fatto che si trattava di una civiltà di carattere pacifico, questo a differenza delle altre civiltà asiatiche contemporanee o di poco precedenti e successive, l'epoca in cui si sviluppò la civiltà minoica. In questa immagine in particolare vedete una ricostruzione di quello che doveva essere il palazzo di Cnosso, con alcuni ambienti importanti che erano
a parte il centro del potere rappresentato dalla sala del trono, un cortile centrale sul quale si affacciavano gli edifici più importanti, un colonnato che vedete portava al santuario dedicato ai culti e qui il santuario stesso. Poi vi erano delle terrazze, dei porticati che mettevano in comunicazione diversi ambienti abitabili e i magazzini. Osservate quanto è complessa la struttura del palazzo di Cnosso, veramente un labirinto, ma soprattutto costruito su diversi livelli per adeguarsi alla struttura del terreno su cui fu costruito. Venivano chiamate città palazzo perché il loro territorio era occupato in prevalenza da palazzi che, oltre ad essere la residenza del re, erano anche il centro delle attività economiche e di governo, con uffici amministrativi, santuari, officine e spazi per l'immagazzinamento, per esempio di cereali, botteghe artigianali, spazi per cerimonie pubbliche. Il palazzo più grande e importante era quello di Cnosso. Pare potesse ospitare fino a 12.000 persone, re e regine, funzionari, artigiani, operai. I commercianti e gli amministratori che lavoravano nella civiltà minoica erano ben organizzati e per svolgere il loro lavoro si servivano di diversi tipi di scrittura, alcune delle quali purtroppo per noi ancora oggi incomprensibili. Sono stati trovati infatti documenti scritti in geroglifico, quindi una scrittura tipo quella egiziana, ma quella minoica però non è ancora stata decifrata. Poi sono stati trovati documenti scritti in lineare A, che era una scrittura sillabica, nella quale cioè un segno corrispondeva ad una sillaba, anche questa purtroppo non decifrata. A partire dal 1450 a.C. sono stati trovati invece anche documenti scritti con una terza scrittura derivata dalla lineare A, detta lineare B, che è però, attenzione, il primo esempio di scrittura greca. Questo è un segnale importante perché l'uso di questa scrittura greca dimostra che ormai Creta è caduta sotto il dominio straniero, in particolare di quello di un popolo proveniente dalla Grecia, che è quello dei Micenei.